Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi sono qua per presentarvi un argomento molto importante, un argomento che se ne parla pochissimo e soprattutto se ne parla pochissimo all'interno delle istituzioni. Parliamo dei padri separati, un argomento toccante perché va a infierire nel dentro di tantissimi italiani che sono molti preoccupati, molti vivono una situazione difficile e molti altri sono disperati. A tal proposito, oggi abbiamo qui con noi un amico di nome Antonio, che approfondirà l'argomento in qualità di persona addentrata nei fatti. Continuiamo l'argomentazione intervistando il nostro amico che esporrà l'argomentazione. Ecco, carissimo Antonio, allora chiediamo a te velocemente di spiegare l'argomentazione. So che è un argomento È un argomento che si che potrebbe andare avanti anche, de anche delle anche settimane, sì. Allora, ore. Antonio, so che tu ti sei preparato anche uno no, ho scritto con preso delle bustine quello. perché siccome è un argomento di Ecco, magari cui io potrei incominciamo. parlare all'infinito, però giusto per riuscire a portare un argomento nella web nel minor tempo possibile, ho segnato giusto qualcosina così. Innanzitutto, questo è un appello che io voglio fare da padre separato a tutti i parlamentari, quindi alle istituzioni, principalmente al Parlamento, perché è da lì che nascono la legge. Io sono un padre separato da dicembre del 2003 e praticamente il dramma, che per questo non è un problema, questo dei padri separati è un dramma della nostra società. Il dramma dei padri separati credo che sia uno dei problemi sociali che da decenni ormai si evolvono in maniera esponenziale in Italia. È praticamente il dramma. È una sofferenza, sappiamo. Allora, io so che ti sei preparato uno scritto, magari incominciamo da quello, poi No, se c'è vabbè. da aggiungere qualche cosa. Magari Noi la leggo sappiamo. qualcosina perché qua ci sono dei dati statistici che ho preso dall'Istat anche, principalmente. Magari parlo un po', leggo qualcosa, un po' parlo a braccio. Praticamente, allora, il dramma dei padri separati credo sia una delle piaghe sociali che da decenni investe in maniera esponenziale il paese Italia. E a tutte oggi non se ne vede cura, soluzione, né tantomeno viene discussa in maniera seria in Parlamento. Il dramma dei padri separati tocca tutti i temi sociali: famiglia, lavoro, disoccupazione, depressione, vita sociale, senza tetto, criminalità. Ma soprattutto incide sulla vita sociale e caratteriale dei minori. Una stima del 2012 evidenzia che i padri separati in Italia sono circa 2 milioni di uomini. È un numero che anno dopo anno cresce ovviamente. L'Istat afferma che in Italia la media dei figli per famiglia è di 1,5 bambini per coppia. Quindi abbiamo già 3 milioni di bambini che non per colpa loro si trovano nel centro di questo dramma. Poi ogni padre separato ha due genitori, i nonni paterni, che direttamente partecipano al dramma. E quindi possiamo aggiungere altri 4 milioni di persone a cui anche a loro viene stravolta la vita. Se poi, sempre mediante l'Istat, ogni padre separato ha 1,5 fratelli e sorelle, possiamo aggiungere altri 3 milioni di persone. Quindi in Italia abbiamo 12 milioni di persone che in maniera diretta o indiretta sono coinvolti in questo dramma. E come dicevo prima, visto che questo numero sale giorno dopo giorno, in Italia abbiamo il 20-25% della popolazione toccato da questa piaga sociale. Io aggiungerei che il dramma del dramma è che la politica non ha mai preso in seria considerazione la totalità del problema. Se ne è discusso, io perché sono coinvolto da 11 anni in questa storia qui, sono
Qualcuno ne ha accennato, ma più a livello di intervista, ma non nel Parlamento, qualcosa del genere. Anche la Chiesa ha accennato ogni tanto a questa frase, ma in concreto praticamente nulla è stato fatto. Anche dopo che nel 2007, diciamo, una proposta di legge favoriva, diciamo, l'affidamento congiunto. Quindi da luglio del 2007 in poi, in base a caso per caso, c'era la possibilità, visto che nel 98% dei casi i figli vengono affidati al genitore di sesso femminile, praticamente dal 2007 c'era la possibilità di stabilire un affidamento congiunto che caso per caso il giudice stabiliva. Ebbene, anche dopo il 2007, nonostante questa legge, anche se il giudice ha stabilito le varie date, magari il fine settimana, oppure un mese uno, un mese l'altro, oppure quando si trovavano in case, in territori separati, i due coniugi, praticamente succedeva che durante il periodo scolastico succede e dovrebbe tenerlo il genitore affidatario e la madre, diciamo, con cui convive la famiglia, e nel periodo sia estivo e sia festivo, quindi Natale, Pasqua, e allora il bambino andava a finire da casa del padre, diciamo, a vivere col padre. Queste erano varie forme che man mano i giudici. Però anche dopo questa legge, in effetti, spesso non vengono rispettate anche dalla parte femminile, dalle madri, non vengono rispettate nemmeno queste cose qui. Quindi spesso si trovano, e anche con un provvedimento del giudice, i padri continuano a non vedere i propri figli, e praticamente lascia a voi pensare e immaginare lo stato d'animo che un papà può avere a non riuscire a vedere il proprio figlio in età minore, e soprattutto a vedere che praticamente non è tutelato dalle istituzioni, anche quando la legge lo consente. E quindi spesso ci sono situazioni di padri che, anche se hanno il lavoro, vivono in una povertà, anche per chi lavora vivono in una povertà estrema, perché dando una parte dello stipendio al coniuge, avendo perso innanzitutto, immaginate una persona che da un giorno all'altro, quando succedono le separazioni, che prima i problemi tra uomo e donna, improvvisamente il coniuge, che nel 98% dei casi è l'uomo, lascia l'appartamento che ha costruito, con cui ha convissuto fino a quel giorno lì, perché per diritto, e anche giusto che sia, il bambino sta nella casa, gli tocca la casa dove ha sempre vissuto, e nel 98% dei casi è la madre che continua a vivere nell'appartamento di prima, mentre improvvisamente la vita di un uomo viene stravolta a 360 gradi, oltre dal punto di vista fisico e pratico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico ed e immaginate una persona che improvvisamente, anche un operaio, perché fino a quando si è le separazioni tra i ricchi, benestanti, ricchi, famosi, i soldi vanno e vengono, è una questione che è solo affettiva e basta. Però quando succede, come succede a un operaio, a un dipendente, a un impiegato, anche a un libero professionista, una situazione del genere, ebbene, lasciare improvvisamente una casa, andarsi a trovare un affitto in un'altra casa, pagare un affitto, lasciare pure, dare ai liberi professionisti, danno anche il 50% del reddito per la moglie e per i figli, poi dipende quanti figli c'ha. Improvvisamente questo qua, una persona anche benestante, ci sono tanti casi di persone benestanti che si trovano in estrema difficoltà economica e soprattutto psicologica. Grazie Antonio per la tua testimonianza, credo che sei stato molto esaustivo nel spiegare l'argomento, e concludo rivolgendomi alle forze politiche di non girarsi attorno, affrontare l'argomento, legiferare in maniera di far sì che anche questi padri separati siano tutelati, perché è importantissimo per evitare delle tragedie nelle tragedie. Ecco. È un bel numero, dico, non è... Salutiamo tutti e ci sentiamo. Mi raccomando,
forza. Vi stiamo sul fiato sul collo anche a voi di 5 Stelle. Questo è un argomento che io mi rivolgo a voi, perché io mi rivolgo a voi del 5 Stelle e non al Parlamento tutto, perché questo è un problema che esiste già da 10 anni. Quindi, siccome il Parlamento tutto già c'era prima, anche chi sbandiera la bandiera della famiglia e dei bambini, no? Si minacciano, perché questo è un problema soprattutto. No, noi sappiamo che i vecchi partiti, se non hanno mai affrontato il problema, non lo affrontano. Principalmente al 5 Stelle, perché è gente nuova, perché e sono anche più sensibili nei problemi. C'è gente che minaccia Grillo. Scusa, io voglio faccio questa osservazione per rispondere ai tanti che mi rimproverano a me per quanto riguarda la scarsa democrazia che c'è tra gli attivisti. Allora, a chi si confronta con me, adesso ve lo dico, ve l'ho già scritto, per me, al mio confronto, Grillo, Beppe Grillo, è un seminarista. Cioè, a mio confronto, Beppe Grillo è uno di quei chierichetti che porta l'ostia e l'incenso al prete. Cioè, parlo a mio confronto, quindi che voi mi dite che Beppe Grillo è molto duro, per me, per mio confronto, è molto morbido. E quindi io, con questa gente qui, quindi con la gente vecchia, non voglio averci niente a che fare. Quindi è ovvio che approvo il fatto che Grillo è andato lì e non ha comunicato con dei cretini, dei grulli e dei collusi con questo sistema qui, dal mio punto di vista. Dal mio punto di vista, tutto qui. Quindi mi rivolgo a voi, parlamentari del 5 Stelle, anche a quelli che stanno facendo il tour. In ogni città che toccherete avrete questo problema qua. In ogni città che troverete, in ogni provincia, in ogni territorio, voi avete un padre, una nonna che ha questo problema. Quindi fatelo, inseritelo nel programma anche in questo tour che farete, che state facendo, e vi ringraziamo per la città. Grazie.